Amici di Fanner del Roma City, buonasera da Lorenzo Argese, terza giornata del campionato di Serie D, girone F. Oggi al Riano Athletic Center per il Roma City arriva la neopromossa Civitanovese, due squadre ancora alla ricerca della prima gioia in questa stagione ed entrambe sanno bene che ora l'unico modo per uscire soddisfatti dal terreno di gioco è solo con i tre punti in tasca. Tra adesso uno dei più in palla per Federici, che riceve adesso. Per Federici, movimento aggredito da Gironese, scappa via, comunque gran giocata con la conclusione Mancina. Parte per Federici, il pallone scorre sul secondo palo, attenzione, non è arrivato di un nulla. Si sovrappone Cavacchioli, Teraschi va al cross, attenzione, toccato, non c'è nulla. Secondo il direttore di gara insiste il Roma City con Gironese che apre a sinistra, bene, intelligente per Kylian Hernandez che va l'uno contro uno, saltato Franco, quantomeno ci prova a farlo. Kylian Hernandez ripropone nuovamente per Cavacchioli, cross addosso a Gironese che comunque addomestica. Gironese calcia a sfiorare la traversa sopra Petrucci. Si defila Franco. Il cross di Buonavoglia scende in area di rigore, Scognamino, poi di Hop ha saltato in cielo praticamente. Zona di Hernandez, bravissimo a mettere giù bene elegantemente. Hernandez, doppio passo, passa 1-2 con Barberini. Hernandez può riproporre in mezzo. Hernandez sul secondo, non c'è nessuno però. Altro colpo di testa di Franco da allontanare. Hernandez ammortizza e rimette giù, ripropone verso Cavacchioli in mezzo, Piccioni allunga il piede, ma la deviazione è decisiva, forse è di Alari, ma si è alzata la bandierina, fuori gioco. Quella zona. E adesso intanto il Roma City attacca con Teraschi che attacca il fondo. Teraschi in mezzo, attenzione alla conclusione Mancina. De Callisto, pallone non lontano dall'incrocio di palle alla sinistra di Petrucci. Ma... eccolo il cross di Capece. Matei non esce, poi salva! Teraschi, lato sinistro, uno contro uno con Franco che ha ammonito. Toccato, attenzione, mano al cartellino che è il secondo. E quindi Civitanovese in 10, espulsione di Valentin Franco. Cross di Hernandez sul primo, Piccioni prolunga e trova la rete del vantaggio. Piccioni 1-0 Roma City, proprio sfruttando immediatamente la superiorità numerica. Teraschi su di lui, il dribbling di Passalacqua è rischioso, pesca comunque bene il compagno, occhio al cross, allunga il piede, evita l'autogol clamoroso. Matei con un riflesso impressionante, saltato a vuoto Ismaila Diop, fischietto in bocca, il recupero è scaduto dopo 7 minuti. Ce la fa il Roma City, vince la prima partita in questo campionato, vince in casa, batte la Civitanovese 1-0.